Parliamo ora di un nuovo protagonista dei vini di montagna della Valle di Cembra, il metodo classico, il Trento DOC, lo spumante per eccellenza. Vi ricordo che la Valle di Cembra fa parte del complesso più generale delle Valli dell'Avisio. Partiamo dalla regina delle Dolomiti, la Marmolada, e scendiamo lungo la Valle di Fassa, troviamo la Valle di Fiemme e quindi la Valle di Cembra. Siamo nel Porfido, ma siamo sempre in montagna. Forti escursioni termiche, un sole molto generoso. Alfio, voi che qui con questa nuova cantina opera vitivinicola in Val di Cembra siete una nuova realtà. Qual è il tratto distintivo? Come possiamo noi, diciamo così, consumatori, capire il tratto distintivo di uno spumante di montagna? Hai detto bene tu, partiamo proprio dalla montagna, partiamo dalle Dolomiti, partiamo dalla Marmolada. Partiamo quindi da un terroir particolarmente indicato per questo vitigno che si presta ad essere spumantizzato, lo Chardonnay nel nostro caso, e a trascorrere tanti mesi sui lieviti. Perché? Perché la montagna ci dà quella possibilità, attraverso delle escursioni termiche marcatissime nel periodo pre-vendemmiale, attraverso questo microclima che si viene a determinare qua in Valle di Cembra, le correnti molto fredde che scendono dal Lago Rai, appunto dalla Marmolada, che si incontrano qua nella parte bassa della vallata, tra i 450 e i 600 metri, dove sono praticamente tutti i vigneti che ci danno le nostre uve, e quindi delle belle acidità, delle belle freschezze, delle straordinarie poi mineralità. Durante l'evoluzione in bottiglia, durante gli almeno 36 mesi che il nostro vino trascorre per la rifermentazione in bottiglia, si sviluppa questa bollicina che però è molto molto fine, molto sottile, persistente e assolutamente elegante, perché non va a coprire tutte le caratteristiche che il vino ha, i profumi e gli aromi.